Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 per Wii U per un nuovissimo torneo. Perfetto ragazzi, eccoci qua, benvenuti al torneo, 4000 iscritti. Naturalmente ragazzi vi ringrazio per avermi aiutato a raggiungere questo traguardo. Ora ragazzi si punta ai 5000 iscritti, però adesso direi di dedicarci a questo torneo. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo sulla griglia di partenza della prima gara. Perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi. Mamma mia, in pole position e in seconda posizione c'è il team Tanuki. Ecco, ho sbagliato subito la partenza, speriamo di rifarci bene. C'è Guli. Ah, ho mancato il power up. Ok, sono quarto, ma devo già recuperare il primo che sta già scappando via. Ho preso solo una misera monetina. Guardalo! Ecco, speriamo non sia stato Roy, perché ne aveva una in mano, eh. Aveva un guscio verde in mano, stellina. Oh, allora passiamo di qua. Veloci come il vento, veloci come il vento. Devo già recuperare. Mi uscisse magari un bel pallottolo Bill. Ok, ok, non sono finito troppo largo. Altra stellina, ottimo. Buono. Allora, così. Perfetto. Caspita, potevo quasi quasi usarla qua. Dai che sono quarto. Altra stellina, mamma mia. Pioggia di stelline. Facciamo ribalzare via ste caspita di ruote. Ok, evitata. Tagliamo di qua. Sette monetine, me ne mancano. Attenzione, eccolo là davanti il primo. No, il secondo. Il primo è già quasi sul rettilineo del traguardo. Caspita, ho mancato il power up di nuovo. C'è qualcuno con la stellina. Ok, la CPU è fatta bene, mi sta tenendo parecchio testa. Ok, il pallottolo Bill è passato. Attenzione a Wario. Ok, buono. Ok, non è andato a muro per fortuna, così posso procedere tranquillamente. Attenzione a quel guscio verde. No, vabbè, passiamo di qua. Purtroppo arrivare sul podio sarà dura, ho sbagliato la partenza. Dai che sono in scia di Wario, fantastico. Ancora un power up. Oh, ha rotto, eh. È la seconda volta, eh. È la seconda volta che mi prende oggi. È la seconda volta. Potevo arrivare terzo, almeno sul podio. Ok. Perché poi sono tutti punti persi. Non ditemi che Donkey Kong mi ha fregato alla fine. Non ci credo, mi ha fregato sulla linea del traguardo. Guli ha vinto. È arrivato primo perché ha dominato tutta la gara. Però Donkey Kong mi ha fregato sulla linea del traguardo. Non ci credo. Perfetto ragazzi, seconda corsa di oggi. Ho visto che tanti di voi sono riusciti a unirsi nella mia stessa lobby, per fortuna. C'è Donkey Kong lì davanti che mi ha fatto vedere i sorci verdi prima. Ok. Guscio verde, me lo metto qua dietro a protezione. E lo lanciamo là, vediamo se prendiamo qualcuno di sponda magari. Ok, c'è Gabri che è in testa, io sono terzo. No, mi ha portato via tutte le monetine. Dai che sono secondo, forse ho evitato un guscio, qualcuno di voi già mi stava mirando con un guscio. Sono terzo. Ok, c'è Guli con tre gusci rossi. No, dai. E che stra... Eccolo lì, eccolo lì. Te pareva? Boh, ero terzo, sono finito indietro. Ok, io e là, chi è che spinge? Ok. Chi caspita mi ha preso con cosa non si sa. Per fortuna avevo i funghetti. Donkey Kong, levati dalle scatole. Arrivare davanti adesso sarà dura. Sarà dura. Ci sono altre monetine. Ok. Buono. Mi è uscito l'otto. Non l'ho sfruttato granché, però. Attenzione a Guli. Eccolo lì. Guarda quante monete. Ok.
wow, ne ho già quasi di nuovo 10. Ripartiamo subito. C'è un altro Donkey Kong. No, no, quella bomba lì non mi piace. Dai, si riparte, ok. I primi davanti sono imprendibili. Vai piantina. Vai piantina. Vai. Ok, ultimo giro, c'è Yugi Master là davanti. Stellina. Mamma mia, che cattiveria. Ne ho spazzati via due. Ho evitato la bomba, incredibile. C'è Super Mami là davanti. Purtroppo dobbiamo terminare la gara senza power up. Sono quinto. Vabbè, ciao. Sesto. Forse. No, sesta posizione, dai. Chi era dietro ha avuto la possibilità di prendere ancora il power up. Vince Super Nico. Secondo Guli e terzo Andrea. Sì, questa gara diciamo che ero da metà classifica. Va bene così. Domina per il momento il campionato il team Mario Tanuki. Perfetto ragazzi, terza corsa di oggi. Siamo sulla mia pista preferita, la spiaggia Smack. Qui non posso sbagliare, qui non posso sbagliare. Buona partenza. Anche da dietro sono partiti bene. Mi vado subito a prendere un power up. Ok, c'è GG6 già pericoloso. Ah, volevo prendere qualcuno. Ok, sono passato di qua perché ha i gusci ed è pericoloso. Ok. Mamma mia, ho evitato un guscio verde incredibile. No, 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 no. Ok, Andrea è riuscito a ripartire velocemente anche se l'hanno colpito con qualcosa. Ho evitato un incredibile guscio verde. No, 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 no. Ok, sono ripartito ancora veloce. Mamma mia, ho evitato un altro guscio verde. Qualcuno mi stava mirando. Piantina. Vai, aiutami a recuperare. Dobbiamo andare a prendere Super Nico, che è là davanti. Tagliamo. Aia. Buono. Ah, oggi il fulmine fa da padrone di queste gare qua. GG6 arriva tutto tranquillo. Probabilmente magari è stato lui ad attivare il fulmine. Ok, c'è Gabri qua. Usciamo veloci. Al pallottolo Bill. Se non mi escono i power up, ragazzi, è dura. Ok, Super Mami mi ha colpito con la stellina. Anche Super Nico in difficoltà. Manu mi ha superato. Buonanotte. Ok, preso. Ti rubo un funghetto. Ho preso anche Super Nico. Datemi un power up. No, gusci verdi no. Dai che Andrea lì davanti. Volevo... vabbè, però caspita, un altro fulmine. Sono ottavo. Come caspita ho finito? Ho fatto a finire dietro. Beh, che anche Super Nico, eh. Mamma mia, mi ha portato... Ok, incredibile. È andata bene che mi è uscita la stellina. Ok, gara terminata. Siamo riusciti a recuperare fino al sesto posto. Peccato perché potevo arrivare primo. Però se non ti capitano i power up e agli altri capitano i power up buoni, non si va da nessuna parte. Addirittura Roy secondo, rendetevi conto. Vince Manu e terzo Super Mami. Roy che dovrebbe fare da comparsa sta rompendo abbastanza le scatole. Perfetto ragazzi, quarta corsa di oggi. Siamo sulla pista di Mario Kart, nel Mario Kart Stadium. Ok, e si parte. Via Roy, levati dalle scatole. Ok, incredibile, ho strappato un power up. Vai di banana. Beh, che abbiamo beccato tutti quanti le banane. Eccola lì. Ok, una monetina l'ho ripresa. Niente da fare, niente da fare. Ah, GG6 mi ha rubato il power up. Però qualcosina, diciamo, sono riuscito a sfruttarlo anch'io. Aveva i funghetti, per fortuna. Ok, buono. Scendiamo. Le tartarughe rosse.
Le tartarughe rosse. Le tartarughe rosse. C'è anche Ghouli in difficoltà. Beh, che anche a me servirebbero delle piantine. Allora, via veloci. No, non mi mirare mai. Via, no. Caspita, ho dovuto tagliare. C'è Andrea con i gusci. C'è Andrea con i gusci, non vedo più niente. Lanciali sti gusci, lanciali. Ok, c'era Gabri che mi sa che glieli ha bruciati. Via, via, passa pure. Con sto pallottolo Bill. Ok, abbiamo tutti quanti i funghetti. Mamma mia, li ho sfruttati appena in tempo. Però il fulmine oggi fa da padrone a queste gare, eh. Esce almeno due volte a gara. C'è Roy che ha rotto abbastanza le scatole. Adesso purtroppo non potrò tagliare. Là davanti a... vabbè, ha beccato tutti quanti il pallottolo Bill. Ma non è giusto. Ok, anche Ghouli è in difficoltà. Ok, da dietro recuperano. Probabilmente non hanno visto la banana. Uno, due, tre. Dai, no, anche a me. Me l'ha lanciato anche a me. Caspita, potevo recuperare ancora una posizione. Niente, settima corsa. Cioè, scusate, settima posizione. Ha vinto Super Nico, secondo GG6. E c'è Roy, che adesso lo cancello perché ha rotto le scatole. È un personaggio della CPU e dovrebbe star dietro, invece continua a infilarsi in mezzo. Perfetto ragazzi, eccoci qua. Quinta corsa di oggi, c'è stato un piccolo problema tecnico. Allora ne ho approfittato per cambiare veicolo. E si parte. Ho preso questo, con cui mi trovo molto molto bene. Partiamo davanti. Attenzione a Gabri che spinge. Incredibile, sono riuscito a prenderlo nell'unico spiraglio dove non aveva il guscio verde a protezione. No, 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 non ci siamo capiti. Buono, buono. Dai, funghetto. Ehi là, tre gusci verdi così. Tre gusci verdi così a gratis. Si scende velocemente. È velocissimo però, eh. È velocissimo Gabri. È veramente velocissimo. Vai, vai. Vai di piantina. Dai che magari lo recuperiamo. Mamma mia. Incredibile. Il guscio blu ha colpito. Ok, sono tornato davanti, ne ho approfittato. Iii, per un pelo. Rischiavo di saltar fuori dal tracciato. No. Niente, oggi è la giornata dei fulmini. Pensare che è anche una bella giornata. Dai, torna. Gigante. Ok, ho i gusci verdi a protezione. Li ho lanciati tutti. Mi sa che ho preso Gabri che si stava avvicinando di colpo. Di corsa. No, eccolo, eccolo. No, no, no. Ok, evitato, incredibile. Dietro mi stanno... Mi vogliono male dietro. Mi vogliono male. Ok, ho sbagliato a lanciarli. Ok, sono andati giù, per fortuna. Monetina. Dai, dai, che stiamo gareggiando molto, molto bene. Però da dietro sono molto vicini. Ah, li sento molto, molto vicini. Ma sempre monetine, no? Basta con sti big money. Troppi big money. Ho bisogno di qualcosa. Protezione. Eccolo lì, te pareva. Mi ha rubato pure il power up. Non ci credo. Dai. Oh, attenzione, sono terzo addirittura. Tra i due litiganti il terzo gode. Non ci credo. Ha vinto Baby Peach. Non ci credo. Vediamo. Non ci credo. Tra i due litiganti il terzo gode. Vabbè, meglio così. Preferisco arrivare terzo che secondo, devo dirvi la verità. Baby Peach ci ha strappato la vittoria proprio alla fine. Peccato. Gabri arriva secondo, io terzo. Andrea quinto e Asaxinder sesto.
Perfetto ragazzi, sesta corsa di oggi, torniamo nel dolce dolce canyon. Ok, deve essersi aggiunto qualcuno nella lobby, non ho visto, buona partenza, me ne vado via subito. Questo veicolo qua mi piace tantissimo perché ha un'accelerazione pazzesca. Ok, ho sganciato tutte le banane. Buono. Sembro Super Nico. Lui è l'unico tra tutti quelli che giocano a Mario Kart 8 con me che ogni volta che inizia un gran premio lui praticamente si trova già a metà tracciato. Tu devi ancora partire e lui è già a metà tracciato, incredibile. Ok. No! Vabbè, ho questo qua a protezione, avrei preferito cambiarlo. Ah, adesso che si avvicina. Ok, altro power up. Funghetto e si va a dominare. Ok, ho 10 monetine, sono velocissimo. Non so chi c'è dietro, non so chi c'è dietro. Pista rosa. Portiamogli via le monetine. Ok. Buono. No. Eccolo lì. Mi ha danneggiato due volte, c'era GG6. Adesso c'è anche Gabri. Bello, ottimo, l'ho usato molto bene. Quel guscio rosso, Andrea ha tentato di prendermi di sponda. Mamma mia, ho preso un colpo quando ho visto tutti quei gusci verdi. Per fortuna Gabri è stato colpito e quindi mi ha salvato in parte. Adesso c'è Andrea davanti a tutti, attenzione che ha beccato una banana. Torno davanti. Devo scappar via. Ok. 10 monetine. Banana a protezione. Ce n'era una lì di fianco sulla destra. Per fortuna ho evitato di prenderla. Ok, ci siamo. C'è GG6 davanti. C'è GG6 davanti. Sorpasso all'ultima curva. Attenzione al fulmine. Ce la faccio. Vediamo. Sì, oh, finalmente torniamo a vincere. Gran bel sorpasso finale. Gran bel sorpasso finale. Oh, meno male, ragazzi. Torniamo finalmente sul gradino più alto del podio. GG6 secondo e Andrea terzo. Gabri quarto e Assaxinder quinto. Visto che siamo in pochi, faccio che elencarvi tutti quanti. Classifica finale con parziale. Per il momento sono io davanti a tutti, ma sono sicuro che c'è qualcun altro nelle altre lobby. Perfetto ragazzi, settima corsa di oggi, siamo nel circuito del vascello nuvolante. Ok, si parte. Perfetto, Gabri ha avuto una partenza migliore della mia. Qui attenzione perché è facile cascar giù. Ok, ho preso qualcuno. Incredibile, normalmente coi gusci verdi non prendo mai nessuno, anzi, di solito prendo me stesso. Gliele metto qua. Op. E via. Gabri sta scappando via, come ho fatto prima io. Ok. No, quello no. Questo qua. Ho preso qualcuno forse con una banana. Ma dov'è finito Gabri? Ah, eccolo là. Non lo vedevo più. Buono. Mamma mia che pelo. Per fortuna con la stellina il veicolo diventa più maneggevole. Oh, bella. Bella lì. Ok, per fortuna non sono cascato giù, se no la stellina l'avrei buttata via. Aia. Eccolo. Oggi niente da fare, i fulmini fanno da padrone a questo torneo. Ce n'è almeno uno per gran premio. Buono. Ma qua tutti quanti sfruttiamo questi. Ok, sono terzo. Guscio spinato. Ok. Andrei ha tagliato, ho preso qualcuno là davanti. Ok, gran bel finale. Funghetti.
Ok, datemi un altro power up. No, 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 non ho sterzato. Non ho sterzato di nuovo. Accidenti, Andrea, ancora due gusci. Eccolo, lo sapevo che l'ultimo era destinato a me. C'era scritto il mio nome sopra. C'era scritto il mio nome sopra. Stellina. L'ha beccato anche lui, però. Non serve un fico secco. Va bene, dai, terzo posto, va benissimo così. Però su quel guscio rosso c'era proprio scritto il mio nome. Quando ho visto che ce l'aveva ancora lì, ho detto, boh, lo prendo io, sicuro. Va bene, terza posizione, vince Gabri, secondo Andrea, terzo io, quarto Akhtar, poi Assaxinder e GG6. Siamo in testa io e Gabri, a pari punti, in questa mini classifica. Perfetto ragazzi, ottava corsa. Correremo sotto la neve. Non mi ricordo il nome preciso di questa pista, però non è che mi piaccia granché. Bella partenza, Gabri è più veloce. Ma sono tonto però ragazzi, sono passato nell'unico buco che c'era e ho mancato il power up. Vabbè, prendiamoci le monetine e i booster. Ok. Questa pista qua, 200 cc, è una cosa insopportabile. Non riesco a correre qua. No. Baby Rosalinda, no. Eccolo! Mi tocca... ve l'ho detto. Non riesco a combinare nulla su questa pista. Ok, altri gusci rossi. Vai di pallottolo Bill, però. Dai che torno su. Ok, ho anche evitato il fulmine, fantastico. Oh, mi ha mollato sul rettilineo. Non ho power up, ma va bene così. Ok. Ok. Cosa sta arrivando? Una stellina? Sì, una stellina. Gusci rossi. L'ultimo è partito davanti, sì, io devo frenare qua. Ok. Dai che abbiamo rallentato Nico. Sono qua con Super Mami. Oh, troppo veloce. Ok, 10 monetine. No. Se non prendo almeno due gusci rossi a gara, non sono contento. Ha mancato il power up, mi sa. Ha mancato il power up. Passiamo sotto. Gusci verdi, me li tengo un attimo qua. Ok, Gabri ha la stellina. È una sfida tra me e lui. Cosa uscirà? Questi che vanno benissimo. Se evitiamo magari di ficcarci in mezzo alla neve. Che buono. Buono. Mi sa che esce prima lui di me. Sì, infatti, di pochissimo. Vabbè, dai, quarto posto va bene. Di solito arrivo sempre dietro su questo tracciato. Vediamo chi ha vinto, ma mi sa che ho una mezza idea, eh. Ma cosa, quinto? Ero quarto? Cioè, adesso ha cambiato così. Così. Nico davanti a tutti, Super Mami secondo, terzo a Saxinder che era dietro. Quarto Gabri e quinto io. Ero quarto, è uscito anche il numero 4. Vabbè. Così. Vabbè. Sono lì, però. Sono lì con i primi. Attenzione, sono lì con i primi. Perfetto, ragazzi. Castello di Bowser. Nona corsa di oggi. Siamo quasi alla fine del torneo. Del torneo speciale. 4000 iscritti. Ok, partenza lenta. Però riesco a strappare un power up. Aia. Ok, ok, ok. Anche Super Nico in difficoltà. Attenzione, sta pianti... vabbè, datemi ancora una spinta. Uccidetemi. Pur di farmi fuori. Ok. Via la palla di cannone qua. No, eccolo lì. Te pareva. Ok, arriviamo al booster qua. Ottimo.
siamo... No, non ho monete, le ho già perse tutte. Vabbè, siamo in sesta posizione, dobbiamo recuperare quelli là davanti. Due li ho qua. Stellina, fantastico. Però se beccate anche voi quello che becco io, non è che vado tanto distante, eh. Attenzione a una piantagione di banane. Prego, guscio spinato, vada pure. Almeno, volevo almeno vedere che cosa avevo pescato. Per curiosità, più che altro. Mi mancava il fulmine. Era già da troppo tempo che non usciva. Ok. Buono. Ok. Cosa mi esce? Questo. Fantastico. Fantastico. Ottimo! No, dai, non ci credo. Ok, almeno l'ho sfruttato ancora un attimo. Devo sempre fare sti errori qua. Ok, sì, vanno bene, più o meno. Ultimo giro, sono quinto. No, la piantagione di banane. Me ne ero completamente dimenticato. Me ne ero completamente dimenticato. Ok, funghetti. Caspita, sta pista di Bowser è una cosa incredibile. Eccola lì, la palla di cannone. Cioè, palla di cannone, palla spinata, quello che... chiamatela come volete, ragazzi. Funghetti, funghetti, booster, funghetto. Ok, sto cercando di recuperare, ma tanto non pesco niente di interessante. Ok, ne ho uno là davanti, ma è distantissimo. Ok, no, non recupero niente. Forse arriva prima di me, mi sa. Arriva prima di me. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Hello? Oh, sì, sono riuscito a strappargli il quinto posto. Va bene, va bene. Per come si erano messe le cose, va più che bene. Vediamo chi è arrivato davanti. Super Mami, secondo Gabri, terzo Super Nico. Sono lì, sono lì. Mamma mia, che lotta davanti tra Gabri e Super Nico. Non devo perdere punti, però. Non devo perdere punti. Devo arrivare di nuovo sul podio. Oh, oh, signori, si corre in casa. Decima corsa di oggi. Siamo di nuovo nella spiaggia di Smack. Qua non posso fallire. Però mi devono capitare i power-up giusti, eh. Mi devono capitare i power-up giusti. Ok, vado qua. Per sicurezza vado esterno. No, chi è che mi ha preso? Mi hanno preso con qualcosa. Ok, Super Nico che mi è davanti in classifica ha avuto un piccolo problema tecnico. Attenzione alla stellina qua dietro. Buono, buono. Attenzione, i gusci verdi. Eccolo lì, uno. C'ha sempre il mio nome sopra, eh. C'ha sempre il mio nome sopra, uno. E che caspita. Ok, eccolo lì. No, vabbè, ma come caspita sto guidando. Devo recuperare. Mi serve qualcosa di buono. Ok, più che altro mi servono anche le monetine. Vai. Vai, ecco, no, vade, dai, caspita, avevo la stellina. Non si può vincere così con il fulmine che te li brucia tutte le volte. Non si può vincere così. Quella lì la evitiamo. Oh, meno male che mi è stata ridata subito. No, perché va bene tutto, però. Ok, i primi sono là, però. Sarà dura riprenderli nell'ultimo giro. Devo sfruttare anche questi. Devo sfruttare anche questi. Mi uscisse un'altra volta la stellina, sarebbe una cosa incredibile, fantastico. Sono lì, sono lì. Ah, esplosa una bomba. Dai! Che gran recupero! Che gran recupero! Banane. Me ne faccio poco. Anche là davanti sono apparse delle banane. Attenzione alla stellina qui dietro. Piantina. Non piantarti mai.
Dai. Ok, terzo posto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Per come si stavano mettendo le cose, va più che bene. Vediamo chi ha vinto. Ma penso abbia vinto Super Mami. Vediamo. Sì, Super Mami primo, secondo Super Nico, poi arrivo io, Andrea, GG6 e Gabri. Sono due punti dal secondo posto, sono due punti dal secondo posto, il primo è leggermente distante ma non distantissimo. Perfetto ragazzi, undicesima corsa di oggi, siamo nella pista DK. Anche questa qua non è che mi piaccia granché. Diciamo non rientra tra le mie piste preferite. Che casino, c'è stato un mini ingorgo. Ok, via, via. Super Mami è andato giù. Super Mami è andato giù. Ok, buono. Dai che sono secondo, c'è sempre Nicola davanti. Qui stringiamo. Perfetto. Procediamo, procediamo, procediamo. Ok, usiamo così. No, dai, l'ho usato 3 secondi fa. Vabbè, però scusatemi, però qua non si può dire che non sia sfortuna, Ok, usciamo veloci. C'è sempre Andrea con quel caspita di guscio. C'è sempre un guscio lui. O verde o rosso, comunque c'è sempre un guscio tra i piedi. Lancialo. Lancialo, l'ha lanciato? Sì. No, ce l'ha sempre lì. E che caspita. Tanto gli arrivo addosso quando l'effetto della stellina termina. Ma sa che sono lì. Sa che sono lì. Sì, vabbè, abbiamo beccato tutti quanti. Grazie. Eccolo lì, il top dei top. Ah, ma non sono l'unico che è cascato. Sì, sono l'unico che si è rimpicciolito, però. Il top dei top, essere colpiti e cadere giù. Ok, ero secondo, accidenti, ero secondo. Passato il guscio spinato. Vabbè, tripletta di Pallottoli Bill davanti, poi ditemi come si fa a recuperare. Bello, stellina usata ottimamente. Ma c'è qualcuno che sta procedendo? Ah no, ok, c'è stato un leggero bug. Ah, perché sembrava che qualcuno di voi stesse procedendo al contrario. Ok, buonanotte. Ma questa pista qua ve l'avevo già detto, non mi piace, non mi ci trovo. Non mi ci trovo come pista. Ok. La vedo dura a recuperare qualcosa qua. La vedo dura a recuperare qualcosa. Scendiamo giù. Vabbè, a questo punto passiamo larghi. Meglio non rischiare. Ok, va bene così. Sesto posto. Sesto posto. Vince Super Nico. Gabri secondo, terzo Super Mami. Andrea quarto, quinto Gigi 6. Poi ci sono io e Marco. Niente. Non li prendo più quelli là davanti. Non li prendo più. Perfetto ragazzi, terminiamo su una fantastica pista, la pista Arcobaleno. E vai, mancava solo questa. Però non è uscito l'aeroporto del sole anche, e non è uscito la riviera di Todd. Ok, buono, prendiamo subito la scia. Ok, buono, ho preso il power up. Non ho preso nessuno, incredibile, ho lanciato 15 gusci. Gabri, attenzione. C'è DK, grandissimo. Forse però il guscio è andato un po' sprecato. No, Nico ha le tartarughe. Ok, buttale via qua. Ok, altro power up. No, no, vabbè, però tutte le volte. Bello, wow, bello. Quello è stato un lancio fantastico. Così si vincono i tornei, lanciandosi in faccia le bombe. Non ci credo, non ci credo. Ma un Pallottolo Bill che oggi non ne ho visto uno. A parte
quelli presi dagli altri. Però io proprio in generale forse l'avrò usato una volta sola. No, 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 no. Ok, incredibile. Grazie. No, ma è bello farsi il mazzo per recuperare e poi ti sorpassano tutti come niente, eh. È proprio fantastico. Ok, arriviamo, dai, 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 ok. Almeno sono arrivato quarto, almeno sono arrivato quarto. Vince Gabri, secondo Super Mami, terzo Super Nico. Beh, almeno mi è arrivato davanti chi mi stava già davanti in classifica. No, il quarto, la quarta posizione va più che bene, per come si erano messe le cose va più che bene. Vediamo la classifica finale del torneo. Perfetto ragazzi, abbiamo completato il numero di corse o gare previste. Vince il torneo speciale 4000 iscritti Gae Ostuni, 138 punti. Secondo Super Nico con 121, Gabri terzo con 118. Caspita, per un pelo sul podio. Arrivo quarto con 105 punti, Andrea quinto con 88, Gigi 6 sesto con 75, Guli settimo con 59, ottavo Akhtar con 57 a pari merito con Assax Inder, decimo Manu a pari merito con Marco, entrambi 50 punti. Poi c'è MK Sun Burn, dodicesimo con 47 punti, Omar tredicesimo con 32 e quattordicesimo Yugi Maste con 8 punti. Fantastico torneo ragazzi, spero che tutti quanti vi siate divertiti. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E naturalmente grazie ancora per il traguardo dei 4000 iscritti. Alla prossima ragazzi!